diventato mio. E poi farò solo video con Remo, perché tu mi stai molto antipatica, Elena. Ragazzi, come dicevo prima, Elena l'abbiamo cacciata dal canale. Ragazzi, non è vero quello che sta dicendo. Il canale è ancora mio e di Remo. Dai, Elena, ora devo rifare tutto. Allora, basta, Giuseppe, spegni. No, Elena, no, basta. Elena, no, il tuo nome è Natale. No, Elena. Ragazzi, se siete fan di Giastremo e Elena e state guardando questo video, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, prima che inizi questo video, come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale e anche di attivare qui sopra la campanella per non perdervi nessun altro video. Oggi abbiamo fatto un super scherzo a Elena, dove Giuseppe è diventato il proprietario del canale. Facciamo vedere cosa è successo? Sì. Via col video. Ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi siamo solo in due e non c'è Elena. Giuseppe, vuoi spiegare ai nostri iscritti il perché? Sì, perché gli fare un bellissimo scherzo. Però prima di iniziare questo scherzo ho una domanda per te. Qual è il tuo grande sogno? Remo, in realtà i miei sogni sono due. Il primo è sempre stato diventare un calciatore, ma mi piacerebbe anche diventare uno youtuber. Bene, bene. Per quanto riguarda il tuo primo sogno, devi allenarti e devi vedertela da solo. Mentre per quanto riguarda diventare uno youtuber, posso darti anche una mano. Che bello, Remo! E come? Faremo credere a Elena che tu sei diventato il proprietario del canale Giastremo. Quindi questo significa che sarai tu a decidere quali video pubblicare sul canale, sarai tu a montarli e tutti i premi che ci ha consegnato YouTube diventeranno tuoi. Remo, ma così Elena si arrabbierà tantissimo. Lo so, Giuseppe, altrimenti che scherzo è? Come vedi, qui si trovano i premi del nostro canale che ovviamente diventeranno tuoi. Allora, apriamo il primo, vediamo cosa si trova qui. Oh, è quello dei 100.000 iscritti, Remo. Bravissimo, questo è stato il nostro primo premio. Vediamo. Ma è un altro premio dei 100.000 iscritti, perché li abbiamo raggiunti anche sul secondo canale. Ecco qui. Wow, Remo, è il premio di 1.000.000 iscritti. Hai visto quanto è bello? Bellissimo. E indovina di chi sarà adesso? Mio. Giuseppe, quando arriverà Elena, dovrei farti vedere che giri con i nostri premi. E io le dirò che ho lasciato il canale al nostro cugino, che è anche un nostro fan. Sicuramente Elena non la prenderà bene. Infatti, dopo tutto il duro lavoro che abbiamo fatto per guadagnare questi premi, per rendere lo scherzo ancora più credibile, faremo la copia di questo foglio qui che mi ha inviato YouTube. Così al posto del nostro nome scriveremo il tuo. Giuseppe, guarda, ho fatto la fotocopia. Sono uguali, non è sì, vero? Sì, sono proprio uguali. Adesso però ritorniamo a casa. Prima di nascondere le telecamere, quando arriverà Elena, fare vedere da lei mentre registri un video dove dirai che il canale è diventato il tuo. Quindi Remo, ora nascondiamo le telecamere. Oh, il televisore non fa mai niente, non so cosa possiamo fare. Cosa state facendo? Non so cosa dobbiamo fare, Elena. Possiamo registrare un video sul mio canale. Ah, dai, registriamo un video sul canale di Giuseppe, dai. Da questa telecamera. Ok. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il canale è diventato mio. Un nuovo video che faccio. Perché è diventato tuo il canale? Io gli ho regalato il canale a Giuseppe. Giuseppe, allora darò molti contenuti divertenti. Sto capendo, dai. Il canale è diventato mio. E poi farò solo video con Remo, perché tu mi stai molto antipatica, Elena. Ma io ti sto antipatica, perché? Sì, perché tu, perché è diventato mio il canale. Decido io che video fare, chi devo portare nei video. Remo, tu sei d'accordo? Io sono d'accordo, e se il canale è diventato lui di Giuseppe? Lui me lo dà il canale, quindi. Certo. È tutto bello, è diventato tu, eccetera, ma io non ho ancora capito che video faremo oggi. Oggi spiegheremo ai nostri iscritti. Elena è uscita dal canale. Faremo solo video, io e il mio aiutante Remo. Giuseppe, io non sono d'accordo però. Sì, ma sono io il proprietario del canale. Ragazzi, ora che voi siete i miei iscritti, dovete sapere che io ho deciso di far andare via Elena dal canale, perché lei ci fa perdere sempre tempo. Ma non è vero, Giuseppe, io mi sono sempre impegnata e voglio continuare a fare i video. Remo, tu uscirai nel canale solo perché mi aiuterai a registrare. Ok, quindi sarò il tuo cameraman, sì. Diciamo. Ciao ciao Elena, ciao ciao. Continuate a registrare, io non ci credo. Giuseppe, ma cosa stai facendo? Sto aggiustando la telecamera perché devo registrare il video dove cacciamo Elena dal canale. Ragazzi, come dicevo prima, Elena l'abbiamo cacciata dal canale e porterà molti video, di cui challenge, scherzi. Ragazzi, non è vero quello che sta dicendo, il canale è ancora mio e di Remo. Dai Elena, ora devo rifare tutto. Elena, vattene, uffa, stai No, registrando. Basta ragazzi, non sono vere tutte queste cose che sta dicendo. Vabbè. Comunque dicevo, scherzi, challenge. Basta Giuseppe, faremo anche molti viaggi con il mio Giuseppe, aiutante basta. Remo. Giuseppe, basta. Stoppa la telecamera, aspetta.
No, non la stop. Come dicevo, basta. No. Dai. No, basta, Giuseppe. Allora. Basta, Giuseppe. Spegni. No, Elena. Elena. Il canale è diventato mio e basta. Quindi fammi registrare e statti fermo. Ma adesso cosa stai facendo? Sto montando un video. Ragazzi, e che programma stai usando, Giuseppe? Final Cut Pro. Ma come lo pronunci? Si chiama Final Cut Pro. Tu stai montando il video? No, sì. E quando hai imparato a montare? Io non lo so montare. Elena, vattene, uffa. No, basta, ragazzi, non so vedere tutte queste cose che sta dicendo. Elena, l'abbiamo cacciata dal canale. Stop questo video. Cioè, veramente devi pubblicare questo video? Sì, farò un sacco di mi piace, è bellissimo. Ma non è vero, devi anche montarlo bene. Ma non hai tagliato nemmeno la parte dove stai stufando la telecamera. L'importante è che gli iscritti hanno capito che Elena non fa più video sul canale. La volta, non si sta dicendo. Basta, Giuseppe, ma non lo porto così. Ma non puoi più pubblicare questo video. Ma devo pubblicarlo, Elena, dammi il computer. Elena. Ah, Giuseppe, adesso non puoi pubblicare il video e non sapranno mai. Sì, sì, certo, ma guarda. Questo qui è il foglio dei 100.000 iscritti. Ma quello è il nostro, Giuseppe. Ovviamente. Cancella il nome già Stremo Elena. Cosa? No, questo non lo puoi fare. E metto, chiamerò su YouTube Giuseppe Gamer. Ma questo è il foglio del premio, Giuseppe, tu non ti preoccupi. Dai, non puoi fare questo. Tanto questo foglio non serve, Elena. No, cosa hai fatto? Giuseppe, basta strapparlo. No. Adesso ti metti anche a strappare le nostre cose. Guarda, Elena. Basta, Giuseppe. Elena, non ci possiamo fare niente. Giuseppe ha detto che il suo sogno era diventare uno youtuber e quindi io l'ho accontentato. Ma state scherzando, il canale è nostro e basta. E lo so, ma ormai è suo adesso, ecco. Cosa? Chi te l'ha dato questo? Remo. Remo gli ha dato questo, lo sai che è importantissimo per noi. E poi ora che me ne accorgo c'è scritto già Stremo Elena, devo scrivere infatti, il mio nome. No, il tuo nome no, dammelo. No, Elena. È mio. Elena, è mio.